Salve a tutti. Il titolo della mia seconda griffata è V for Vendetta. Questa missione ha come obiettivo quello di vendicare un mio amico griffer che cercando di fare casino su questo server è stato bannato. Da quanto costui mi ha detto, l'unica cosa che è abilitata per far danni in questo luogo è il secchio d'acqua. Da qui il nome della missione. V for Vendetta sta per Water for Vendetta. Questa che vedrete ora è solo la prima parte. La missione è stata divisa in pezzi in quanto è durata parecchio. È stata una griffata epica. Come vedrete. In realtà dopo essermi fatto l'equipaggiamento ho scoperto che anche la lava funziona. Tanto meglio. Mi divertirò ancora di più a slavizzare e a pietrificare questo mondo. Non ho cambiato il nome alla missione solo perché questo mi piace troppo. Se qualcuno ha qualcosa in contrario taccia. O anche lui sarà annegato nella lava. Comunque questa volta si fa sul serio. Non avrò a che fare con quattro ragazzini impauriti che si spaventano con un po' di magma sulle loro case non protette dal fuoco. Stavolta il bersaglio è il server di Minecraft dei ragazzi di sphx.it. Un posto imbottito di plugin. Che spaziano dal bootkit per proteggere le zone al Big Brother per logare tutte le azioni dei membri del server. Sarà molto difficile non farsi beccare. Anche perché allo scattare dell'ora X di oggi pomeriggio il server sarà pieno come un uovo. Che può contenere anche una quarantina di persone. E dato che la sera tardi devo dormire, non posso permettermi di passare la nottata sveglio. Inoltre, come se tutto questo non bastasse, il server è protetto da una whitelist. Quindi se voglio accedere dovrò inventarmi una buona scusa nel forum e sperare che gli amministratori non frequentino regolarmente Griffith's Zone, come dicono di fare quelli di Nerdnest. Come potete notare dallo screen, è stato molto difficile superare la whitelist. Sono state necessarie grandi abilità di ingegneria sociale per riuscirci. Ok, va bene, lo ammetto. È stato sufficiente scrivere quattro cazzate senza fornire alcuna prova. Ma però dovete ammettere che una difficoltà l'ho avuta. Le suddette cazzate dovevano essere riportate usando l'apposito forum fornito nel primo post. Se non mi credete andate sul forum di SPHX nella sezione dedicata a Minecraft e vedrete che per questo a qualcuno hanno anche fatto storie. In ogni caso grazie allo Dark. Ti sarò eternamente riconoscente e non mancherò di ringraziarti dopo aver concluso il lavoro. Dopo questa piccola digressione torniamo al nostro sporco lavoro. Vedete quella bella piramide sputa lava in fondo alla valle? Bene. Tra poco, nonostante sia stata protetta da qualunque azione diretta, sarà sommersa da una singola secchiata piazzata in maniera strategica. Bisogna solo aspettare che arrivi in fondo. Lag di merda. Dannata lava scendi. Sembra di stare in un film di fantozzi. Ricordate la scena di Scuola di Ladri 2 quando i protagonisti per rapinare un portavalori dovevano usare un camion di ghiaia? Qua sembra la stessa cosa. Al posto della ghiaia mettete la lava e aggiungeteci magari un po' di sfiga per coronare il tutto. Sfiga che puntualmente è arrivata. Col calare del sole questa dannata montagna si è riempita di mobi quali, combinati con il lag spaventoso che non faceva caricare interi pezzi di mappa, mi hanno dato parecchio filo da torcere costringendomi a scappare chissà dove. Risultato, non sono riuscito a riprendere una benemata mazza. Dannato Notk. Questi sono i momenti in cui veramente ti ringrazio per aver scritto Minecraft in Java invece che in C++. Per riprendermi grifferò questa casetta che ho appena trovato. Ma perché tutti io cazzo? Dannato Notk. Già devo usare un processore quad-core per far girare questo baracchino. E in più non funziona mai come si deve. Spero che qualcuno lo faccia un giorno un gioco come Minecraft scritto con un linguaggio di programmazione cui controcoglioni. Magari open source. Così non si può andare avanti. Empires. Una fazione pacifica e culturale. Così dice la descrizione riportata su questa fortezza protetta con bookit. Ma io non sono pacifico e non lo sono neanche loro che hanno bannato il mio amico. Sarà un piacere trovare un modo di trasformare almeno parte di questo castello in rovine. Ed è molto bello vedere che grosse sezioni di mura e torri in realtà non sono protette. Queste saranno i miei bersagli. Un po' di lava e un po' d'acqua serviranno allo scopo. Vi lascio al casino con un bel sottofondo musicale.
E questa cosa sarebbe? La tomba dell'imperatore? No, non credo. Anche se fa tanta scena, è tutto sprotetto e nelle ceste c'è solo merda. In ogni caso non ho voglia di mettermi a cercare roba in giro. Ho già tutto l'occorrente per demolire questo server. Non mi serve altro e noto anche con piacere che questa piramide fatta da qualche bimbo minchia ha la forma perfetta per essere ricoperta di lava con una sola secchiata alla sua punta. Procediamo. Dannato lag. Dannata lava scende. Proviamo a mettere un'altra secchiata. Ok, ora va meglio. Procediamo con la prossima costruzione. Non ricopro tutto integralmente perché sto lag, rompe i coglioni e tanto secondo me ai fini del griefing la cosa che conta di più è danneggiare più costruzioni possibili senza farsi beccare. Magari protette per far capire al proprio pubblico di non essere un semplice bimbo minchia a cui piace vincere facile. Meglio pochi danni, ma ben studiati e che fanno rosicare a chi ha messo le protezioni che un macello enorme fatto su un server abbandonato. La prima griffata video che l'ho fatta su un server gestito da incapaci, ma alla lunga questo secondo me annoia e non è originale. Le prossime cercherò di farle tutte su server almeno minimamente protetti. Anche se le costruzioni come queste lasciate a se stesse ovviamente non me le dimenticherò. Per finire questa prima parte di V4 Vendetta, occupiamoci di questo fortino. Visto che anche lui è sprotetto, salirò in cima e userò la lava sulla torre centrale e sulle mura per allagare sia l'interno che l'esterno della struttura. Devo solo stare attento a non cadere o finirò male. Per il resto, tra una fuga e l'altra causa lag, sono finito molto distante dallo spawn point. Se voglio fare griffaggi su strutture decenti, quindi dovrò tornare indietro nella prossima puntata. Ma per ora non credo che mi dovrò preoccupare della sorveglianza. Qui intorno non c'è nessuno e se non darò troppo nell'occhio l'admin, non controllerà i log del Big Brother. Perfetto, ho finito. Ora arretro un po' e vi mostro il risultato. Bello, vero? Arrivederci alla prossima puntata.